Arnaldo, io sono sicura che anche tu qualche volta avrai canticchiato questa canzone. Vediamo se la riconosci. L'apparenza è una danza. Per il famoso giro. Ma che c'entra? Il famoso giro che... No, era il 2007, lui era Daniele Silvestri. Andiamoci a vedere un pezzettino, vedrai che te la ricordi. Vediamo un po'. Hai visto quei musicisti con tutte quelle strane percussioni, fustini di detersivo, lattine? Io direi che non è che sono molto interessanti, sono unici ed eccezionali. Sì, sicuramente. Li vogliamo conoscere meglio, Arnaldo? Vediamo un po'. Vediamo questo servizio girato da Manu Mortera. Ciao a tutti, io sono Capone, il fondatore dei Bung & The Banged, e sono qui con i miei compagni nella mia tana, nella nostra tana, dove siamo circondati da cianfrusaglie di ogni genere che poi magicamente si trasformeranno in strumenti. Come vedi da qua ci sta tutta una serie di altre cose. Vari altri bidoni, varie altre cianfrusaglie e poi una serie di tubi che puoi vedere lì, che sono i tubi delle grondaie dell'acqua, che in origine io ne ho trovato qualcuno così nei cantieri edili e ho provato a suonarlo, e suonandolo mi è venuta l'idea poi di costruirne proprio uno strumento vero e proprio, che è questo che c'è di qua, che si chiama tubolofon e che è uno strumento armonico come una marimba, un vibrafono, un xilofono. Lo faccio sentire un po'. Ieri, tra le cose che stavamo buttando a casa, c'era questa scatola di scarpe che ho pensato invece potesse essere utile e con la quale costruirci uno strumento che ho chiamato scatolera, che è molto semplice. Si prende una scatola, in questo caso questa delle scarpe, si prendono degli elastici da pacchetto normale e un pezzo di legno qualunque, possibilmente riciclato. Si montano questi elastici uno ad uno. Si mette questo che fa da ponte sotto, questo legnetto, vedete? E poi noi utilizziamo dei microfoni molto economici che si chiamano piezoelettrici, che servono a prendere le vibrazioni più che il suono delle cose, e si mette sotto al ponte. A questo punto poi si attacca l'amplificatore e lo strumento è pronto. Ora che ho preparato la scatolera possiamo andare a suonare, facciamo le nostre prove. Miriam, nello studio di Uno Mattina, Capone e Bung & The Banged. Ecco, ben arrivati in studio, ci avete portato... Cominciamo col presentare, Maurizio, i vostri strumenti, per favore, perché sono strumenti molto particolari. Attiamo, dove recuperate voi le materie prime? Ma le recuperiamo dalla strada. Ecco, dalla strada. In maniera semplice, o dalla strada o dalle case, a seconda. Questo hai fatto di notte o notte tempo? Questo per esempio è un mezzo chilo di gelati. Mezzo chilo di gelato. Invece di inquinare, buttarlo. Esatto, questo pacchettino è stato utilizzato per creare una specie di arpa che ha questi elastici normalissimi come corde e poi chiaramente ha un ponticello fatto da una cassetta della frutta. Bello, ma funziona poi? Funziona benissimo, voglio sentire. Sentiamo. Faccio un blues. Dai. Però ci sono tantissime curiosità da scoprire. Tu devi presentarci, purtroppo dobbiamo essere veloci, però devi presentarci tutti. I musicisti e gli strumenti. Allora, vai. Cominciamo Diego, questa come è fatta? Suona la mazzarra. La mazzarra è una chitarra fatta, sì, la mazzarra. Diego, che suoni? La mazzarra è un pezzo di parquet, che è questo che vedete, che arriva fino a qua, riciclato perché era un pezzo che andava buttato, che Diego sapientemente, da vero maestro, ha costruito e ha lavorato per farlo diventare una chitarra. Tra l'altro è bellissima. Bellissima, vedi, c'è anche mezzo CD. Ma e questo? Questo è il fondo del caffè. La muga napoletana. Sentiamo la musica, dai. Partiamo con la musica, dai. Ok, ragazzi, facciamo sentire Wayu. Come no? Siete pronti? Dai. Noi sì, siamo pronti. Ok, voi siete pronti? Tutti pronti. Siamo tutti pronti. Dopo però ci devi presentare gli altri strumenti. Andiamo. Thank you.
Tutti lo stesso sangue. Ehi, why oh 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 why oh. Para toda la gente, para todo el mundo va bien. Gerusalem, yo, a uno mattina, yo, tu te vai, why oh 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 why oh. Senti, ho sentito una parolina strana, una definizione strana per la vostra musica, junk music, che vuol dire? Junk music è un pensiero, è quello, il concetto di fare musica con materiali riciclati, quindi con diciamo con la spazzatura in senso lato, perché poi si dimostra che la musica ce l'abbiamo dentro piuttosto che gli strumenti tecnologici a tutti i costi. E la cosa bella è che la musica, la grande tecnica, l'arte può essere addirittura insegnata, questo mi ha colpito. Assolutamente, molto. Pensate che io ho un sito che si chiama Come suona il caos, dove insegno online a suonare strumenti ma fatti con materiali riciclati, e gli utenti possono inviarci i loro strumenti costruiti, quelli che costruiscono loro, per venire poi al nostro concerto che si farà il 24 luglio all'Arenile di Bagnoli. 24 luglio, quindi mi raccomando, noi vediamo proprio come voi insegnate in questo filmato, la seconda parte del nostro filmato. Sono qui nel